Ciao bellezze, allora eccomi tornata con un nuovo video. In questo video vi parlerò di un altro prodotto che ho ricevuto e di cui sono veramente tanto contenta ed è il DIY Painting by Number, ovvero pitturare con i numeri. La confezione si presenta identica all'altro e vi lascio il link nell'info box se non l'avete visto, solo che quello era il diamond painting, quindi praticamente era creare appunto un quadro con questi cristalli. Qui invece abbiamo proprio painting by number, quindi pitturare con i numeri. Andiamo ad aprire la confezione. Ah, sulla confezione ovviamente ci fa già intuire più o meno di che si tratta, quindi appunto abbiamo un disegno con delle tempere pittura acrilica, credo, che vanno appunto a colorare in base ai numeri. Allora, abbiamo il nostro disegno ben avvolto e rispetto all'altro è proprio una tela, 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 praticamente. Non è un foglio con colla, ma bensì proprio una tela. E poi abbiamo, ok, sento ancora qualcos'altro. Chi ha visto su Instagram la foto già sa di cosa si tratta, perché ho pubblicato già una foto. Appunto abbiamo due set di vasetti con pittura e in uno abbiamo anche gli accessori, se possiamo dirli. Abbiamo appunto i numeri e questo è il quadro che ho scelto, e abbiamo anche i che non vada più, che paura, pennelli con annessi chiodini per appenderlo, quindi anche le vitarelle e quant'altro. Molto molto carina questa idea, credo che appunto sia sempre un'idea regalo ben accetta, o se comunque vi piace creare tranquillamente avete un kit a disposizione. Il sito, che sito è ovviamente? Il sito da cui potete acquistare tutto ciò è Victoria's Moon. Victoria's Moon, ingrandirvelo sperando che riusciate a vedere, ecco qui, e ho un codice sconto per voi che vi lascio qui e anche nell'info box, che troverete anche sul mio profilo Instagram. Devo ringraziare l'azienda in quanto purtroppo il sito non funzionava qualche tempo fa, o meglio dal mio cellulare e dal computer non caricava la pagina, e ho cercato su Google il sito tramite le immagini e appunto mi è uscita questa immagine che ho adorato fin dal principio. E loro, attraverso l'immagine che gli ho inviato, hanno fatto tutto il kit, tutto quanto, quindi veramente ottimo. E quindi fantastico, veramente gentilissimi. Ma passiamo subito a come creare il tutto. Vi ho detto che appunto questa è una tela, quindi andiamo ad aprirle e vediamo un po'. Ok. Come vedete, ci sono tante sezioni con dei piccoli numeri. Credo che sia, sì, è di così, quindi al contrario. Appunto. E abbiamo anche un tubolare per far sì che appunto non si appiattisca più di tanto la tela. Dato che le istruzioni non fanno intendere che bisogna sciogliere nell'acqua il colore, ma bensì direttamente andare a dipingere con il colore, adesso mi diletterò un po' a fare il tutto. Ecco qua. E quindi voglio iniziare un po' con voi a dipingere questo quadro. Ho qui il foglio e anche appunto le tempere. Prendiamo appunto il 3. Sì, prendiamo il 3 praticamente e prendiamo un pennello. Di pennelli, quello che noto è che sono due set uguali, cioè sono proprio due set identici. E appunto abbiamo anche due chiodini, quindi sono identici, nulla proprio di più. Visto che appunto sulle istruzioni non porta di diluire il prodotto, non mi è stato nemmeno detto di diluire il prodotto, quindi dalla boccettina preleverò il mio prodotto, sperando che basti. Quante volte ho detto prodotto? Non lo so.
e andrò appunto a dipingere, ma non si apre la boccettina. Ok, sì, si apre. Oddio, c'è tantissimo colore all'interno, ma proprio tanto. Aspettate che ce n'è tantissimo. Allora, vediamo in questo modo qua. Il colore è molto denso. Questo è il numero 3 e partiamo subito. Si stende molto facilmente, ma credo appunto che sia una tempera, perché è anche molto corposo. E sicuramente non va diluito, perché appunto avrei preferito un pennello leggermente più grande, ma almeno questo qua va bene. C'è tantissimo disegno da fare praticamente e proprio il colore non basti. Quindi la mia domanda è sicuro che non andava diluito? Certo che se lo passo e lo ripasso sullo stesso punto non andrà mai. Allora, io farei tutta la parte, diciamo, centrale per poi fissarmi sui bordi. Di 3 me ne portavo appunto per 2. Adesso non so. Ah, ci sono 4-3 ragazzi, quindi sì, ok. Ah, voglio a farcela allora. Continuo così. Come pittura assolutamente non puzza, anzi ha un bel odore, devo dire. Asciuga molto velocemente. E questo è un grande pregio, secondo me. È un bel blu, nemmeno tantissimo intenso, però ci sta, come colore ci sta. Che andrebbe dipinto solo in inverso, però è talmente denso che sinceramente ho paura che non lo spenda bene, quindi voglio fare più passate. Allora, adesso andrò col pennello a prendere una piccola parte e a focalizzarmi sui bordi. Diciamo che è talmente denso che non dà agio tantissimo a lavorarlo, secondo me, perché ad esempio qua già si sta asciugando, quindi è un prodotto ad asciugatura molto rapida. Cioè il tempo che sto parlando si sta asciugando e non mi vado ad asciugare. Ok. Sì, è molto facile lavorare questo prodotto, sinceramente.
Il pennello è un pennello piatto, non c'è scritto il numero ovviamente, altrimenti ve l'avevo detto, però non è un pennello di chissà quale qualità e ovviamente è un pennello che tranquillamente, nel caso che non è specifico proprio questa tela, cioè sono pennelli tranquillamente trovabili in commercio, quindi se non vi trovate con questi qua potete anche tranquillamente utilizzare i vostri pennelli. Il codice sconto che mi hanno lasciato, che è per voi, è un codice appunto che non ha scadenza, quindi potete utilizzarlo adesso, tra un mese, un anno, assolutamente non ha scadenza, come anche l'altro codice sotto al DIY Diamond Painting. Il Diamond Painting l'ho quasi terminato, a breve sicuramente vi farò vedere il risultato finale. Intanto io sto andando e non so se sto riprendendo il tutto, ma spero vivamente di sì, nel caso che vogliate perdonarmi, ma ok. Questo è il lavoro che stavo facendo, mia figlia si è svegliata e quindi ciò significa che ci vediamo alla prossima, ciao!